Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: notizie sconvolgente, uno dei volti più amato del noto programma culinario, MasterChef, è finito in arresto beccato in flagranti dai carabinieri. Ecco che e cosa è successo. MasterChef arresto. Da dicembre a gennaio è andata in onda l'ultima edizione di MasterChef, l'11esima. Riconfermati i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ogni giovedì per 3 mesi in onda con 2 episodi su Sky 1. La stagione 11 di MasterChef si è conclusa con la vittoria di Tracy e Boyd Bodin, ma nelle ultime ore fa discutere l'arresto di uno dei concorrenti più amati. I giudici del programma sono tutti grandi chef che nei loro ristoranti si fanno pagare per il loro talento, sì, ma anche per il nome che nel tempo si sono creati. Partendo da Bruno Barbieri, che possiede 7 stelle Michelin e grazie a molte comparse in televisione è diventato un volto noto al piccolo schermo in programmi come MasterChef, 4 Hotel, Junior MasterChef. Poi c'è Antonino Cannavacciuolo, anche lui possiede delle stelle Michelin, 4. Antonino ha poi 3 ristoranti di lusso di sua proprietà e il più famoso è sicuramente quello di Villa Crespi. Giorgio Locatelli ha 1 sola stella Michelin ed è molto famoso con il suo ristorante a Londra. MasterChef 11, Locatelli, Cannavacciuolo, Barbieri. Arrestato un concorrente di MasterChef Italia, ecco chi è. MasterChef Italia è sicuramente uno dei programmi culinari più seguiti, ma non mancano i colpi di scena anche qui e nelle ultime ore un volto noto del programma è stato arrestato. Colto in flagranti dai carabinieri è stato condannato per 5 mesi per possesso di arma pericolosa. Ad essere arrestato Polone, Gabriele Policarpo, protagonista dell'ultima edizione di MasterChef andata in onda lo scorso inverno. Polone non avrebbe solo la passione per la cucina infatti, ma anche per il soft air, uno sport che si basa su simulazioni di guerra e proprio per questo sport è stato arrestato. Polone, Gabriele Policarpo. I fatti risalgono a 5 anni fa, mentre Gabriele tornava da una partita di soft air è stato fermato dai carabinieri che l'hanno trovato in possesso di arma da fuoco priva di tappo rosso. Questa dimenticanza gli è costata 800 euro di multa e 5 mesi di reclusione. Al momento dell'arresto Gabriele Policarpo aveva appena finito una sfida di soft air. Polone è stato indagato e rinviato a giudizio e finito successivamente a processo. Pochi giorni fa è entrato nuovamente in aula e là alla sua vista ci sono stati molti fan che hanno chiesto foto e autografi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.